Ehi là, ciao, come va? Spero tutto bene. Oggi sono qui a proporvi un nuovo video unboxing. Il video in questione è dedicato a Neverland, l'isola che non c'è. Un'abitazione per giochi di ruolo fantasy Andrew Kolb, realizzata e disegnata da Andrew Kolb. Il prodotto in questione è compatibile con la quinta edizione di Dungeons & Dragons. La versione italiana è stata pubblicata e distribuita da Need Games. Direttore editoriale Nicola De Gobbis, supervisione Marco Munari e Matteo Pedroni, traduzione Roberto Autuori, revisione Alberto Orlandini, impaginazione Erika Viotto e proofreading Marta Palvarini. Cos'è questo specifico gioco di ruolo? Innanzitutto parliamo di un'ambientazione compatibile con la quinta edizione e con lo stile di gioco OSR. Per chi non sapesse cos'è l'OSR, si intende come prodotti quella serie di manuali, ambientazioni, sistemi meccanici che prevede un mondo di gioco molto pericoloso, dove i giocatori possono morire perché la difficoltà base è molto elevata. In particolare, questo manuale è basato sulla quinta edizione di Dungeons & Dragons. In realtà ci sono dei consigli su come adattare questo manuale ad altri sistemi di gioco, ce ne sono tre in particolare che vengono indicati: Carapace di Goblin Senchman, Gardens of Inn di Dying Stylishly Games e Hot Springs Island di Swordfish Islands, che sono appunto tre sistemi di gioco che potrebbero essere usati al posto del classico Dungeons and Dragons. In realtà, con la giusta osservazione, col giusto occhio, questo mondo può essere adattato più o meno per qualsiasi sistema di gioco. L'unica cosa che andrà controllata è il bestiario. Questo prodotto è realizzato da Andrew Kolb. Se non siete fanatici dei giochi di ruolo, in particolare quello anche inglese, potrebbe non dirvi niente. In realtà è una figura abbastanza nota, nel senso, ha già realizzato un altro manuale basato sull'isola, sul mondo di Oz, e sono prodotti molto particolari. Non mi focalizzerò su quello di Oz, ovviamente parleremo di questo, che è basato ovviamente sull'omonima opera del mondo di Peter Pan. Peter Pan è l'isola che non c'è. Molti di voi sicuramente la conoscono questa storia per l'adattamento cinematografico e animato della Disney, ma in realtà esistono molte opere dedicate, esistono romanzi, musical, veramente tanti prodotti. Il contesto dove i giocatori affrontano Neverland è un contesto particolare. Non viene specificato esattamente quando e dove, ma questo mondo, questa ambientazione, questa isola che non c'è, è un'isola che non c'è molto strana. È ambientata in un periodo in cui i fratelli Darling sono cresciuti, si sono separati tra di loro e sono diventate cose diverse. Uno di loro, ad esempio, è diventato un lich. Inoltre, Peter Pan non è buono. Già i bimbi sperduti non sono buoni nell'opera originale, parliamo comunque di monelli. Ma Peter Pan sembra essere legato ad una misteriosa regina del Regno delle Fate, la quale sembra sacrificare i bambini per un'entità misteriosa. Questo fatto che ci sono molti elementi misteriosi e non chiari è un elemento voluto del manuale. Il manuale è diviso in circa 6 capitoli, all'interno dei quali vengono indicate tutta una serie di dettagli, dettagli narrativi, dettagli meccanici. Il primo capitolo è dedicato al mondo. Esso ha come obiettivo quello di spiegare il contesto in cui entrano i giocatori e spiegare anche alcune meccaniche, come possono essere, per esempio, i voli, i viaggi, come funziona l'esplorazione. E soprattutto il legame tra le varie fazioni.
l'isola che non c'è è un mondo pieno di fazioni dove ci sono sirene, pirati, bimbi sperduti e molti altri che si amano e si odiano, collaborano e si scontrano. In altre parole, c'è una situazione di conflitto che in realtà non è ancora esploso, ma saranno i giocatori a far esplodere. Sempre nella sezione del mondo si ha anche qualche ulteriore dettaglio su come funziona, per esempio come funziona la meccanica del tempo, come funzionano le attività di svago, perché comunque è un mondo dove tutti più o meno si detestano ma collaborano in certi momenti di svago. Come funziona la magia? Perché esistono anche diversi elementi magici strani. È un mondo questo in cui i bambini hanno un potente effetto contro le fate o a favore delle fate. Sicuramente avrete presente la scena di qualche film di Peter Pan, Io credo nelle fate, lo giuro, lo giuro. E ci sono anche cose strane, la polvere delle stelle. Le stelle hanno un potere magico che permette ai giocatori letteralmente di lanciare delle magie potenti al patto che sia possibile perdere permanentemente punti salute. E quindi i punti salute diventano una risorsa molto importante. Siamo di fronte a qualcosa di veramente particolare e si capisce appunto fin dal mondo. Nel mondo si fa intuire anche il fatto che siamo di fronte ad un'abitazione OSR e soprattutto ci sono regole avanzate. Delle regole avanzate ce ne sono alcune, anche qualcuna interessante che può essere anche integrata in regolamenti esterni a questo. Una delle più belle personalmente è l'inseguimento. L'inseguimento funziona banalmente come se fosse un sasso carta forbice, è molto divertente. Il secondo capitolo è dedicato al cast. Il cast è enorme, parliamo di qualcosa di veramente gigantesco, sono quasi 40 pagine, più o meno, di nemici. Siamo di fronte a qualcosa di veramente, veramente interessante. E i nemici hanno un approccio base che ricorda appunto i mostri di Dungeons & Dragons. Però presentano anche dello stile SR. Il manuale non spiegherà benissimo come si utilizza tutta l'impaginazione di questi mostri. Però, per come è stato studiato l'adattamento italiano, si capiscono le cose più importanti. Alcune immunità, alcune resistenze, vulnerabilità, gli attacchi e se i nemici hanno delle regole. Cosa interessante, nonostante siano nemici di quinta edizione, non presentano una classe difficoltà, questo per incentivare il master a usare qualsiasi avversario nei confronti dei giocatori, e soprattutto hanno due, anzi tre, diversi tiri salvezza. Questo perché i nemici non hanno le statistiche proprio come se fossero quelle di Dungeons & Dragons, è tutto molto semplificato. Le varianti di tiri salvezza, le tre varianti, deve applicarle il narratore in base al contesto, quindi in base al fatto che il nemico abbia o meno determinati vantaggi. È un elemento veramente, veramente molto interessante quello del cast, anche perché si capisce anche lo stile visivo che deve avere il mondo. A parte che, vabbè, il design di Andrew Kolbe è qualcosa di spettacolare, spigoloso, a tratti cubista, è molto carismatico, ma è anche horror. Ha uno stile horror che non è invasivo, non è fastidioso, ma è molto affascinante. Mostri come l'ombra sono grotteschi, ma bellissimi da vedere. Altri come le ombre recise, che sono ma non sono carismatiche. C'è veramente tanto carisma nel design di questo manuale, veramente veramente tanto. Il capitolo dell'isola, che è il terzo, e il capitolo di Elfan, che è il quarto, svolgono più o meno lo stesso ruolo, ovvero hanno come obiettivo quello di spiegare l'ambientazione dal punto di vista più mirato. Tanto che il manuale indica il mondo di gioco, quindi la mappa dell'isola che non c'è, in diverse sezioni. Letteralmente la mappa è composta da esagoni. E per rafforzare la cosa, fra l'altro, sono presenti anche dei contenuti aggiuntivi con questo prodotto.
Infatti, chi acquista questo prodotto troverà nella confezione, a parte il codice per beneficiare del PDF, troverà un foglio piuttosto grande che contiene l'intera mappa, la quale presenta fronte e retro, un riferimenti rapidi da utilizzare durante le sessioni di gioco con anche delle tabelle e 6 schede personaggio pensate proprio per questa ambientazione. La cosa interessante di questi capitoli, l'isola e del fame, è che sono in realtà diversi. Il capitolo dell'isola ha come obiettivo quello di analizzare ogni singola area e proporre un sacco di tabelle da utilizzare per creare eventi e situazioni. Fra l'altro, la cosa che mi piace molto è che in questa ambientazione, alle ore 6 e alle ore 18, c'è l'ora delle campanelle. Banalmente suonano delle campanelle che i giocatori non hanno più pallida idea di dove partano e avvengono degli eventi strani. E il fame non è così ben strutturato come avviene all'interno dell'abitazione dell'isola che non c'è. Se l'isola che non c'è è molto statica e molto precisa, e il fame letteralmente è un mondo che cambia ogni volta. Letteralmente fai un passo, fai il passo indietro, ti ritrovi in una nuova zona. È un luogo stranissimo il fame che richiede una preparazione precedente da parte del Dungeon Master e può essere l'area più faticosa per il narratore da gestire. Cosa interessante, a del fame vengono anche indicati usi e costumi delle fate. Fate e fatine, perché sono appunto considerate due creature differenti. È interessante usi e costumi perché può essere un'occasione per costruirci delle narrazioni sopra. Dopo questo si arriva alle risorse. Le risorse sono un capitolo particolare perché è una sezione di mappe. Sono sostanzialmente solo e soltanto mappe basate su alcuni esagoni. Quasi ogni esagono viene coperto con queste risorse e sono mappe di città, mappe di dungeon, mappe di qualsiasi cosa. La più divertente ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, è quella del coccodrillo. Il coccodrillo, il famoso antagonista di un capitanoncino, è sostanzialmente gigantesco in questa ambientazione, è un kaiju quasi, che può mangiare i giocatori, e se mangia i giocatori c'è il dungeon per uscire. E potete tranquillamente intuire da dove potete uscire. È molto interessante anche il fatto che ci sia un sesto capitolo e l'appendice. L'appendice credo che sia qualcosa di spettacolare perché ci permette di avere un'ulteriore idea. In realtà il sesto capitolo non esiste realmente. C'era una volta si chiama il sesto capitolo. Non viene in realtà segnato, non ha dei segni particolari come linguette che sono presenti negli altri capitoli. Il sesto capitolo sono tutti racconti che hanno come obiettivo quello di essere utilizzati nel corso di una storia o simili e richiedono la reinterpretazione da parte del lettore per capire cosa viene raccontato. L'autore, nelle ultime pagine, e questa è una cosa che mi è piaciuta molto, non solo dà tutta una serie di consigli e strumenti gratuiti a pagamento per migliorare l'esperienza, ma sono presenti gli schizzi. Cioè, tutto il lavoro pregresso è la sezione taccuino e vengono proprio mostrate bozze, esempi che sono stati usati per costruire il manuale. Il taccuino vi consiglio di darci un'occhiata, indipendentemente dal fatto che vi interessi o meno, perché è presente una sezione con dei riquadri, una sorta di mappa concettuale, che mostra esplicitamente come l'autore ha gestito le relazioni delle fazioni, che può tornare utile. Questa sezione non è totalmente adattata in lingua italiana, ovviamente, perché molte di queste parti sono scritte a mano dall'autore, e quindi l'idea del non aver adattato queste aree si capisce tranquillamente. Cosa mi è piaciuto di questo manuale? È un manuale ricchissimo di materiale. Calcolate che sono, non so neanche così tante pagine, non, niente di esageratissimo, siamo sulle 160-170 pagine, ma è un manuale veramente ricco di materiale. Calcolate che
Il manuale chiede interpretazione e reinterpretazione da parte del lettore. Perché? Perché il testo suggerisce e consiglia tutta una serie di informazioni, ma non le conferma. Molte cose, per esempio, non le conferma. Ad esempio, molti dei membri della famiglia di Darling si sono separati, anzi tutti e tre si sono separati, hanno avuto destini diversi e non tutti vogliono incontrarsi. Perché non vogliono incontrarsi? Il testo non lo spiega, devono essere i giocatori e il narratore a scoprirlo. Il coccodrillo, che ho detto essere grande come un kaiju, che tra l'altro è l'unico nemico senza delle statistiche, perché è troppo forte. Il coccodrillo cos'è? È un demone? Non è un demone? Chi lo sa? Peter Pan è buono? È cattivo? Perché è legato a questa regina del regno delle fate? E qual è l'entità che la regina sta supportando sacrificando i bambini? Magari la regina delle fate sta supportando il coccodrillo. Che ne so. Cioè, è veramente, veramente molto interessante come manuale perché dà molte idee, ma sono idee che funzionano. Non è un manuale che non propone tante cose e poi non le sviluppa. Parte proprio dal presupposto che ci sia questa cosa, è esplicita la cosa e funziona ulteriormente bene questo elemento perché parliamo di un manuale OSR. Inoltre c'è anche da dire, c'è così tanto materiale che nelle mani di un dungeon master molto bravo può essere estremamente interessante. Teoricamente due campagne dedicate a Neverland danno sviluppi completamente diversi, proprio perché richiede l'interpretazione e la reinterpretazione di quello che viene scritto. C'è altri elementi interessanti? Beh, ci sono tabelle, ci sono dungeon, ci sono un sacco di strumenti da utilizzare e soprattutto io ho apprezzato tantissimo il bestiario. Io sono un amante del bestiario, anche se poi ci sono giochi dove il bestiario parte dal presupposto che non ci sia, vedi ad esempio Fabula Ultima. Però mi è piaciuta proprio l'idea di avere così tanti nemici da poter variegare anche il mondo in cui i giocatori esplorano. Personalmente siamo di fronte a qualcosa di veramente figo, veramente veramente molto bello. È qualcosa di molto carismatico, si vede che l'autore aveva veramente idea di cosa stava andando a toccare e del mondo di gioco, come andarlo a costruire. È un manuale molto interessante perché presenta anche degli elementi misteriosi horror. Cioè, il mondo che i giocatori esploreranno non è il classico mondo alla Dungeons & Dragons. Sì, Dungeons & Dragons ha il classico fantasy, ci sono delle ambientazioni horror, ambientazioni anche spaziali, però ambientazioni da favola, cioè proprio fiaba, proprio il c'era una volta, non difficilmente funzionano in Dungeons & Dragons. E un'ambientazione come questa, che si basa su questo concetto, ma che propone eventi che possono essere spensierati, possono essere misteriosi e possono essere anche horror, è interessante. Si possono costruire un sacco di cose con questo manuale. Fra l'altro, questo manuale ha anche dei generatori di missioni e delle missioni già preparate. Quindi se il gruppo di gioco vuole affrontare una partita con questa ambientazione, può farlo tranquillamente, senza nessun problema. È un manuale che è perfetto? No, non è perfetto ovviamente. Non è perfetto perché presenta degli elementi da tenere in considerazione. Sto lasciando qualche svista nell'impaginazione del testo, nell'adattamento italiano. Il font di testo è piccolo, è veramente piccolo il font di testo. Ovvio, so che Neat Games, avendo dovuto adattare l'adattamento la versione inglese, ha mantenuto lo stesso font. Fin qui. Non ci sono problemi, non è un problema dell'adattamento italiano. È che di base non è che sia un font grandissimo, ho fatto fatica. Lì torna utile la versione digitale del manuale, non ve lo nascondo. Però di base, insomma, è veramente piccolo il font di testo. Un altro elemento da tenere in considerazione è il contesto, ovvero bella l'ambientazione, belli i nemici, tutto quanto. Ma la sessione 1, per capirci, quella che fa entrare i giocatori in questa zona, come funziona? Cioè, come butto i giocatori dentro questa storia, dentro questa vicenda?
È difficile perché viene difficile, ad esempio, immaginarsi degli avventurieri adulti che arrivano qui. Si può inventare qualcosa, si può inventare che hanno fatto un viaggio temporale da qualche parte. Sì, però non sempre convincente. Possono essere bambini sperduti che... bambini che sono stati presi da Peter Pan, oppure persone che sono nate nell'isola che non c'è. Ci sono tante idee. Io personalmente una cosa che consiglio, che può essere strana, è il fatto di giocare fate, fate e fatine. Perché tanto in questa ambientazione tutti o sono tutti cattivi, o quelli buoni nascondono qualche segreto che potrebbe rivelarli cattivi. Quindi a questo punto sono tutti cattivi. Le fate di base non sono malvagie. C'è la regina che fa cose strane, ok? Ma di base le fate non sono malvagie, tutti sono più o meno malvagi, cioè è il classico dark fantasy da questo punto di vista, tutti nascondono qualcosa. I giocatori possono nascondere qualcosa. Io personalmente consiglio di giocare delle fate, fra l'altro se giocate fate c'è il manuale di Mordekaiser di Dungeons & Dragons che vi dice come farle, e secondo me è il modo migliore, perché le fate hanno anche un sistema di ruolaggio richiesto dal manuale stesso, da questo testo, che è interessante. Secondo me, se i giocatori interpretano tutti delle fatte in questo manuale, salta fuori qualcosa di potenzialmente interessante. Poi, ovviamente, nulla vieta di fare altre scelte. Fra l'altro, i sei esempi proposti in questo volume, in questo testo, sono anche più o meno interessanti, eh. Sono anche interessanti per avere dei pretesti per coinvolgere figure più o meno diverse tra di loro all'interno di questa storia. Poi ripeto, l'unico problema che si potrebbe far notare è il fatto che comunque è un OSR. Parte da determinati presupposti, parte dal presupposto che il giocatore sappia cos'è un OSR. Ci sono tante tabelle, il manuale non dà spiegazioni dettagliate sull'ambientazione. Cioè, ci sono comunque tante cose che un narratore alle prime armi potrebbe fare fatica. Neverland lo consiglio a chi vuole provare l'OSR e gioca Dungeons & Dragons. Ma va detto, chi alle prime armi potrebbe fare veramente molta fatica come narratore, proprio perché ha un'impaginazione e una preparazione dell'avventura molto diverse. In conclusione, personalmente, io trovo che Neverland, l'isola che non c'è, sia un manuale estremamente interessante e è molto bello anche da avere banalmente, cioè è molto bello anche fisicamente, proprio questa può sembrare anche una cosa veramente veramente molto stupida, ma è molto carino il fatto che ci sia questa doratura nella copertina, nel retro, con questa impaginazione, con lo scheletrino nascosto, cioè è veramente molto bello visivamente. Ed il manuale stesso è molto dettagliato. L'autore, Andrew Kolb, ha proposto un qualcosa di veramente, veramente molto bello. Cioè, visivamente è una gioia per gli occhi. E inoltre ci sono così tanti nemici che poi possono essere anche integrati in altre avventure, tranquillamente. Io ve lo dico, è qualcosa di molto interessante, sì. È per tutti? No, io non lo consiglierei per tutti. Ma è un manuale che a me è piaciuto molto, cioè a me è veramente veramente piaciuto molto, mi ha dato veramente tante soddisfazioni e io spero che dia soddisfazioni anche a voi, perché secondo me merita, merita l'acquisto, comunque l'interesse, almeno metterlo nella wishlist. Io sono Gbislacco di Gamescore.it, Gamescore.it è un sito che tratta news e recensioni di videogiochi, giochi da tavolo, autori periferici, trattiamo ogni cosa possibile ed immaginabile. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un piccolo mi piace. Trovi la recensione di questo prodotto nell'info box di questo video, quindi lo trovi proprio nelle info. Spero che noi due ci rivedremo ad un prossimo video. Stammi bene, mi raccomando. Ciao!